Ciao a tutti, in questo video proveremo la nuova funzione di rimozione dei riflessi dalle foto con Camera Raw. Con la versione 17.1 di Camera Raw è stata introdotta una nuova funzione che permette di rimuovere o ridurre i riflessi presenti all'interno di una foto. È ancora in versione sperimentale, ma è già possibile provarla. Per farlo apriamo alcuni scatti e per adesso, per provare questa funzione, devono essere scatti proprio in formato RAW. Anche se è presente l'opzione dal Camera RAW Filter di Photoshop, per il momento non sono supportati formati diversi come il JPEG, per esempio. Quindi assicuriamoci prima di tutto di avere questo tipo di formato. Nel mio caso ho diversi tipi di scatti, alcuni fatti con la mirrorless e altri fatti invece sempre in formato RAW, ma con lo smartphone, in modo da provare anche formati diversi. Li importiamo in Photoshop in modo che venga aperto in automatico Camera Raw, come vedete è il 17.1, e prima di cercare la funzione dovete, se è la prima volta che lo aprite, andare nelle opzioni in alto a destra, cliccare sull'icona delle impostazioni e cercare la tab Technology Preview, in modo da poter attivare questa spunta che ci permette di provare, per così dire, in anteprima tutte quelle funzioni AI che vengono man mano introdotte all'interno del software. Nel mio caso è già attiva e a questo punto è molto semplice trovare la funzione di rimozione dei riflessi, nel senso che ci basta andare nella sezione relativa alla cancellazione, l'equivalente della tab Remove. Cliccando in basso vediamo una nuova sezione Distraction Removal con la spunta su Reflections. Quindi a questo punto l'unica cosa che ci serve è cliccare sull'opzione e attendere l'elaborazione. L'elaborazione vedete che è abbastanza veloce considerando il tipo di problema e il risultato è praticamente immediato. In questa foto in particolare è veramente incredibile, nel senso che ha eliminato completamente i riflessi dalla superficie di vetro e ora il quadro si vede perfettamente. Adesso abbiamo l'opzione a 100, che vuol dire che l'effetto è applicato al 100%. Se vogliamo tornare alla foto originale possiamo inserire il valore 0, quindi vediamo proprio la differenza tra l'immagine originale, che aveva tutti questi riflessi, ovviamente è stata scattata senza alcun tipo di filtro, e l'immagine invece rielaborata. Ovviamente possiamo modificare lo slider per avere valori intermedi, ma l'altra cosa interessante è che possiamo andare sotto 0, in particolare se noi andiamo a meno 100, quello che vediamo è solo esclusivamente il riflesso, meglio quello che il software ha individuato come l'immagine sovrapposta. Possiamo andare proprio a vederla. Quindi in questo scatto ha funzionato veramente molto bene. Avendolo già provato, vi dico già che ovviamente non funziona perfettamente con tutti i tipi di scatti e quindi andiamo un attimo a fare altre prove. Qui per esempio abbiamo un tipo di riflesso un po' diverso, nel senso che non è una superficie di vetro, ma è comunque una superficie riflettente di questo quadro lucido, e allo stesso modo ci basterà cliccare su Reflection per vedere il tipo di risultato. Ecco, vedete in questo caso che l'individuazione non è andata a buon fine, o meglio non del tutto, nel senso che effettivamente è stata rimossa, sono stati rimossi dei riflessi. In particolare qua si vede molto il fatto che questo software si basa sull'intelligenza artificiale, nel senso che il mio riflesso mentre scattavo è stato completamente e perfettamente eliminato, ma tutto il resto no. Questo perché probabilmente ha proprio riconosciuto la figura umana nel riflesso e quindi l'ha eliminata. Il resto, avendo questo riflesso un po' particolare, non è riuscito a toglierlo, però comunque è un esperimento interessante. Possiamo invece vedere altre foto, come per esempio questa, dove abbiamo questo riflesso molto pronunciato, non solo il mio riflesso ma proprio anche di tutta la scena esterna sulla superficie di vetro. Quindi clicchiamo, aspettiamo l'elaborazione e vediamo il risultato finale. Ecco qua invece il lavoro che ha fatto è veramente incredibile, tanto che addirittura non riusciamo neanche più a percepire che in mezzo tra noi la scena ci sia effettivamente un vetro. Ha eliminato praticamente qualsiasi tipo di riflesso presente, considerando che era molto complessa anche come scena e come immagine riflessa. Ha lasciato questo residuo del volto in questa zona, si vede che non è riuscito appunto a individuarlo
correttamente, ma peraltro è una cosa facilmente eliminabile con gli strumenti di rimozione classici, quindi tutto il resto vediamo come proprio è cambiato completamente e ha mantenuto soprattutto la scena coerente e realistica con la realtà, non ha aggiunto o modificato elementi. Se infatti noi adesso andiamo a modificare lo slider, possiamo un po' vedere il tipo di lavoro che è andato a fare, soprattutto andando verso il meno 100, quindi il valore negativo. Vediamo proprio come il software sia andato di fatto a separare le due immagini. Noi in questo momento abbiamo esattamente solo il riflesso che combacia effettivamente perfettamente con la scena reale. Quindi, considerando che questo è anche uno strumento non ancora ufficiale, è ancora in fase sperimentale, sicuramente è molto molto interessante. Come dicevo prima, non sempre però funziona perfettamente, perché comunque dipende molto dalla scena. Sicuramente da questo punto di vista il training, quindi il maggiore utilizzo col passare del tempo di questo strumento, aiuterà al suo miglioramento, come tutto quello che si basa sull'intelligenza artificiale. E per esempio in questa scena, che è simile alla precedente ma dei riflessi diversi, sono anche un po' distorti e deformati, vediamo che in effetti si comporta in maniera un po' diversa, nel senso che la parte destra effettivamente migliora perfettamente e si comporta in modo simile all'altra, mentre nella parte sinistra i riflessi rimangono praticamente invariati, proprio perché non vengono individuati, soprattutto mancano proprio delle informazioni poi su che cosa c'è dietro a questi riflessi, perché sono molto molto pronunciati. Però sicuramente è un grandissimo aiuto nel momento in cui abbiamo situazioni complicate con i riflessi e non abbiamo altro modo di modificarli. Qui abbiamo un altro esempio, un altro scatto con riflessi di tipo ancora diverso, quindi il parabrezza di un'auto. Anche qui sono molto pronunciati, quindi non mi aspetto grandi risultati da questo punto di vista, però proviamo a vedere come reagisce. Ecco, vediamo che in effetti ha fatto qualcosa, ma solo praticamente sulla parte che corrisponde paradossalmente al lunotto posteriore, mentre non riesce a eliminare questo riflesso proprio perché copre effettivamente tutta la scena. In compenso, e qua viene fuori il fatto che viene comunque utilizzata l'intelligenza artificiale generativa, ha rimosso questo foglietto che era appoggiato sul cruscotto dell'auto, che invece non era assolutamente un riflesso. Abbiamo poi delle foto, come dicevamo, scattate con lo smartphone, ma sempre in formato RAW. Andiamo a provarle. Ovviamente, essendo scattate con smartphone, ci aspettiamo un risultato comunque peggiore, in quanto comunque abbiamo meno informazioni dal punto di vista dell'immagine stessa, proprio per come sono state acquisite, e inoltre i riflessi qui sono praticamente a specchio, quindi è molto difficile che riesca a combinare qualcosa, tant'è vero che vediamo proprio il risultato finale, praticamente accade quasi il contrario, cioè viene individuato questo che in realtà è il muro come se fosse un riflesso, e il risultato è che vediamo molto meglio il riflesso stesso della strada e non il pianerottolo del palazzo. Quindi è chiaro che dipende molto dalla situazione, tant'è vero che se noi andiamo a diminuire, ecco che scopriamo proprio come il pianerottolo viene interpretato come riflesso e non come il soggetto. È comunque incredibile il fatto che riesca a distinguere in qualche modo le due immagini anche in questa situazione molto molto complicata, però chiaramente non va a risolvere il problema. Sono tutte molto simili, quindi non ci aspettiamo grandi risultati, ma facciamo una prova veloce, visto che è molto rapido come sistema, possiamo anche dargli una possibilità e vedere il risultato. Ecco, vedete che anche qui rispetto al prima abbiamo solo un leggero miglioramento, ma niente di particolare, e quindi probabilmente sia per il tipo di scena che anche per il formato con cui sono state scattate, queste immagini non riescono a essere elaborate correttamente. Detto questo, comunque è uno strumento veramente molto interessante, molto potente già adesso, benché sia in fase appunto iniziale sperimentale, e che vi consiglio di provare. Anzi, fatemi sapere nei commenti se con le vostre foto funziona, e ci saranno sicuramente in futuro nuovi aggiornamenti su questa tipologia di strumenti, quindi ne riparleremo con video dedicati sul nostro canale. Noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video.